Con questo video risponderò a domande e commenti che sono emersi a seguito della pubblicazione del video Seduta Spirituale di ieri sera. Avevo preparato un lungo post da pubblicare nella sezione community, ma siccome dopo un po' in quella sezione i post tendono a non essere più così visibili, ho deciso di farci un video in cui ve lo leggo, in modo tale che il contenuto non vada perso e anche in modo tale che arrivi in modo più diretto il concetto che volevo passare. Chiarimento su alcuni punti del video Seduta Spirituale. Alcune persone mi hanno scritto: da quando la materia non agisce sullo spirito? Il cibo, lo yoga ed altre pratiche aiutano a raggiungere proprio certi stati di coscienza. Risposta. Nessuno lo mette in dubbio, ma la domanda che è stata posta allo spirito però è ben diversa, poiché si stava chiedendo se una sostanza chimica potesse recidere il collegamento spirituale con la fonte. Dunque, il discorso era orientato sulla possibilità o meno di annullare l'esperienza evolutiva dello spirito per l'eternità. E questo, anche a rigor di logica, è evidente che non è possibile, poiché l'energia non può essere distrutta. Tanto che dice, non è possibile farlo nemmeno a quegli uomini evoluti che, mediante l'uso di sostanze chimiche, sono abili a creare trasformazioni di natura spirituale. Perciò, la materia può provocare trasformazioni spirituali. Il corpo è un mezzo, ma non può recidere il collegamento sempre eterno dello spirito con la fonte. A questo proposito, ricordo un post di Brizzi in cui parlava delle modificazioni che possono avvenire sui campi energetici dell'uomo a causa di alcune sostanze chimiche e che possono ritardare alcuni processi evolutivi. Ne ho parlato anch'io quando feci il video sulla ghiandola pineale. Infatti lui dichiarò che non voleva utilizzare tale sostanza perché non aveva voglia di tribulare nell'incarnazione successiva per costituire quelle qualità che portano all'espansione di coscienza. Si parlava di far più fatica a creare tali qualità, ma non che questo potesse recidere in via definitiva un collegamento con lo spirito. Ricordo che uno dei portuali di Trieste che guida le proteste ha ufficialmente utilizzato tale sostanza chimica, eppure, nonostante questo, ha un'apertura del cuore, una consapevolezza d'azione e un tale discernimento che fornisce dimostrazione tangibile di avere uno spirito più che collegato. Con questo, né io né lo spirito in questione stiamo consigliando di farlo, anzi, si consiglia il contrario. Altre persone hanno scritto che il controllo da parte dei poteri forti è evidente. Anche qui, nessuno lo mette in dubbio e sul canale se ne è sempre parlato ampiamente. Lo spirito intelligente in questione ha detto che i potenti hanno approfittato della situazione per esercitare un controllo, repressione e soprusi sull'essere umano, ma anche che è stata la madre terra a reagire vomitando virus, germi e batteri. D'altronde è sempre da madre terra, da madre natura, che si originano i virus, poi l'uomo ne approfitta e ci mette mano. Altra cosa di cui avevo parlato ancora prima che venisse fuori tutto. Inoltre il controllo è economico, cioè il loro principale interesse è preservare il dio denaro e vedere fino a che punto l'uomo può essere sfruttato per questo. Altre persone, e questo è uno dei punti più importanti, hanno scritto: i numeri dei morti sono stati modificati, in realtà non è così pericoloso questo virus, perché la maggior parte dei deceduti aveva almeno una o due patologie, quindi tutta questa pericolosità che dice lo spirito non è vera. Risposta. È assolutamente corretto evidenziare che il numero dei deceduti sani, cioè senza patologie, è un numero di molto inferiore a quello che invece
e il numero dei deceduti a 20 altre patologie. Ma la realtà dei fatti è che qualunque virus partorito dalla madre terra oggi può essere più aggressivo per il sistema immunitario dell'uomo, che è nella maggior parte dei casi malato. La società è malata, è insana e corrosa. Dunque è normale che le persone abbiano più di una patologia. Questo ha a che fare con il decadimento umano ed è per questo che si è creata una situazione di emergenza. Se l'uomo avesse preservato gli equilibri, probabilmente non avrebbe contato nemmeno un morto. Il virus è aggressivo in relazione all'indebolimento umano. Infatti vorrei ricordare che vi sono persone che vivono nella consapevolezza di sé e che sono state a contatto con il virus e non lo hanno preso. Perciò, ripeto, lo spirito parlava di pericolosità in merito allo stato di decadimento umano attuale. Certo che se la maggior parte delle persone sono malate, è normale che qualsiasi virus sia più pericoloso. Ciò che sta accadendo, l'uomo lo sta permettendo ed avviene affinché possa modificare la rotta. I poteri forti e certe correnti oscure, fatte di entità che si nutrono della disperazione dell'uomo, si inseriscono nelle nostre vite, nella misura in cui noi glielo permettiamo e nella misura in cui non ne prendiamo consapevolezza. È per questo che io faccio certi video, soprattutto gli ultimi, sui bisogni indotti del mercato e del sistema economico. Consiglio sempre il mio libro Testamento all'umanità, perché ne parlo in modo approfondito, sia del lato oscuro e sia della Matrix nella Matrix. Se si ripetono a pappagallo informazioni senza senso critico, seppur provenienti da settori della controinformazione, non si è molto diversi da chi è indottrinato dalla televisione. Spero che questo ulteriore chiarimento vi sia stato utile. In ogni caso, io metterò tutto il testo scritto nel primo commento in evidenza qui sotto. Quindi chi volesse rileggerlo bene e approfonditamente e gli arrivasse in modo più importante attraverso la lettura può farlo. Io vi abbraccio, ci vediamo al prossimo video e fatemi sapere se si è capito. Un abbraccio ancora. Ciao!